Ciao ragazzi, oggi voglio spiegarvi come fare ad esportare le foto per Instagram e Facebook affinché abbiamo la qualità migliore. Mi è stato chiesto in un commento e quindi oggi rispondo. Allora, dato che io sul mio Facebook e il mio Instagram pubblico quasi solo esclusivamente foto fatte alla macchina fotografica e quindi passano dal computer, se anche voi fate questo dovete seguire alcune regole affinché la qualità sia migliore, dal top. Allora, io esporto le mie foto a dimensione lato lungo 1500 pixel. Risoluzione 72 dpi, che è la risoluzione dei monitor del computer, cellulare, eccetera. Per cui non ha senso dargli una risoluzione superiore, che tanto non si vedrebbe. Quindi è inutile, ci prenderebbe solo più spazio. Gli do sempre un po' di nitidezza, che sia su Photoshop, in questo modo. O che sia su Lightroom, in quest'altro modo. Dopodiché la esporto e me la mando sul cellulare. Ci sono vari modi per mandarsele. Allora, io fino adesso me le sono sempre mandate via mail, cioè dal computer, me la salvo nel computer e poi mi automando una mail a me stesso che mi arriva sul cellulare e la metto su Instagram. Oppure esistono varie applicazioni, siti per spostarvi la roba dal computer al cellulare. Dropbox, secondo me, è il migliore, cioè vi iscrivete su Dropbox gratuitamente, vi create la vostra cartella o i vostri lavori da pubblicare, mettete lì tutte le foto e poi condividete la cartella con voi stessi dall'applicazione Dropbox sul cellulare. In questo modo voi andate sul cellulare e vi trovate tutte le foto che avete messo al computer, ve la salvate quella che volete e ve la pubblicate su Instagram. Questo secondo me è il metodo migliore e più efficace. Per quanto riguarda invece Facebook, mi raccomando, caricatela sempre dal computer perché metterla dal cellulare vi abbassa la qualità. Già Facebook vi abbassa la qualità anche dal computer. Caricate sempre dal computer su Facebook. Stesse impostazioni per Instagram di esportazione e basta. Ragazzi, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, vi è tornato utile, almeno mi torna veramente utile anche a me. Lasciatemi un commento per sapere ne pensate, iscrivetevi per vedere altri video sulla fotografia, vari consigli, pareri, tutorial, eccetera, eccetera, sulla fotografia. Allora, io oggi voglio dirvi un'alternativa economica per riuscire a comprarvi un'altra ottica. Questo obiettivo qui, vabbè, non possiamo chiamarlo obiettivo in realtà, è una lente addizionale. Questa lente qui ci permette di avere un grand'angolo spendendo circa 15 euro.